Buonasera dal TG. Dopo 12 ore di seduta consigliare è stato approvato il bilancio della città di Pola da 103 milioni di euro. Vediamo i dettagli. Durante la stesura del bilancio abbiamo accettato fino al 61% delle proposte dei partiti politici e le abbiamo incluse nella proposta di bilancio per il 2024. Penso che questo dovrebbe essere rispettato. Il bilancio per il prossimo anno è inclusivo. Per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture, si prevede di continuare l'ampliamento della tangenziale di Pola, la tanto attesa ricostruzione delle vie Candler e Altura, la costruzione della strada di collegamento Paganor-Brist-Valdenaga, il completamento dello sfondamento della strada salita al castello, la ristrutturazione del bagno pubblico di Stoia, l'introduzione dell'illuminazione pubblica nella casa di assistenza sociale per adulti Villa Maria e la sistemazione di Campo Marzio come zona sportiva e ricreativa, nonché un importante progetto fuori bilancio, la costruzione di un'autorimessa pubblica in via degli Orti con 140 posti auto, dice il sindaco Filip Zoricic e continua. Nel 2024 i fondi comunali aumenteranno del 28% per i bambini e i giovani, del 13% per la cultura tecnica e lo sport, del 6% per i diritti sociali e del 13% per lo sviluppo culturale. Il bilancio cittadino per il prossimo anno porta una serie di benefici per tutti i nostri cittadini, tra cui l'aumento dell'importo dei fondi alla Società Cittadina della Croce Rossa per i programmi regolari, l'aumento dell'importo per i programmi di assistenza gerontologica e centro di supporto 521, aumento dei fondi per i pasti nella cucina sociale, per la casa di accoglienza e per il rifugio per i senza tetto, cofinanziamento dei costi di riabilitazione dopo la dimissione dall'ospedale, l'aumento dei fondi per il cofinanziamento dell'affitto gratuito degli appartamenti per gli operatori sanitari, delle professioni deficitarie impiegati nei centri sanitari istriani e nell'istituto didattico per la medicina d'urgenza della regione istriana, trasporto pubblico per pensionati fino a 300 euro. Aumenterà pure la paga oraria degli assistenti a scuola e aumenteranno pure i fondi comunali per lo sport, seguiti dagli stanziamenti per l'utilizzo delle infrastrutture sportive per le società sportive, le spese per gli stipendi e i costi materiali delle associazioni sportive, nonché gli stanziamenti per il cofinanziamento delle retribuzioni degli allenatori. Si prevede inoltre un aumento dei fondi per la cultura di quasi 13% e investimenti più significativi nelle infrastrutture delle istituzioni culturali. Si continua con il rinnovo della grande sala del Teatro Popolare Istriano e la ristrutturazione della Biblioteca Civica di Pola e della sala di lettura della filiale di Veruda. La proposta di bilancio prevede un aumento di quasi l'11% per i programmi dei bisogni pubblici nel settore culturale, nonché 30.000 euro di incentivi ai giovani artisti, una nuova misura nell'ambito dell'attività Cultura per i Giovani. Le entrate totali del bilancio sono previste pari a 94 milioni di euro, le entrate a 3 milioni e mezzo e le eccedenze a quasi 5 milioni di euro. Questo budget è superiore del 23% rispetto a quello dell'anno scorso e il motivo risiede nella pianificazione di progetti capitali, la cui attuazione inizierà o sarà preparata nel 2024. La legge sul bilancio stabilisce che se nel corso dell'anno finanziario si verificano variazioni sulle entrate e uscite del bilancio, il bilancio deve essere riequilibrato. Il motivo della modifica del bilancio cittadino per il 2023 è la necessità di equilibrare entrate e uscite e in relazione alla realizzazione delle entrate e alla stima di realizzazione entro la fine dell'anno, l'emergere di nuovi obblighi di bilancio e la necessità di ristribuire alcune spese, spiega Roinic. I consiglieri hanno accettato anche la decisione sull'importo della tassa per le attività di locazione e alloggio turistico, secondo la quale l'importo della tassa è stato ridimensionato a 99 euro invece di 199 euro per posto letto. La comunità degli italiani di Laurana ha festeggiato il suo 30° anniversario. Si tratta di una comunità fatta di volti giovani ed intraprendenti che attraverso diverse attività promuovono la cultura e la lingua italiana. Il comune di Laurana racchiude nel suo centro la comunità degli italiani, luogo d'incontro tra connazionali della minoranza italiana, che è di certo lo scopo di tutelare e salvaguardare la lingua, la cultura e l'identità italiana. È stata fondata nel lontano 1993, anno della riunione dell'Assemblea Consultiva, e quest'anno compie 30 anni. Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità. È un onore poter celebrare insieme un anniversario così importante. In questa occasione ringrazio di cuore tutti coloro che nel corso degli anni hanno avuto un ruolo fondamentale per la nostra comunità. Un grazie particolare va all'Unione Italiana, all'Ufficio per i diritti umani e i diritti per le minoranze nazionali,
al comune di Laurana e alla regione Liturano-Montana. Date le nuove dinamiche politiche nel territorio, la signora Cecilia Svani è capitata l'idea di creare un'organizzazione per gli italiani locali, dando così vita alla comunità degli italiani di Laurana. Il 28 maggio 1993, nella sala grande della casa sociale del comune, si è svolta l'assemblea costitutiva della comunità degli italiani di Laurana. Signora Zuani è stata eletta come primo presidente della comunità. All'evento hanno partecipato il professor Giuseppe Rotta, presidente dell'Unione degli Italiani della Croazia e Slovenia, Edward Primožić, sindaco del comune di Laurana, il dottor Dušan Peršić, presidente del consiglio del comune di Laurana, Alessandro Rossi, segretario dell'Università Popolare di Trieste, Ezio Barnaba, vicepresidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, rappresentanti delle comunità degli italiani di Fiume ed Abbazia e oltre circa 90 cittadini lauranesi. Inizialmente la comunità di Laurana aveva la sua sede presso la casa sociale in Villa Urania, insieme ad altre associazioni culturali e sociali del comune di Laurana. Con l'espansione dell'attività, lo spazio a disposizione è diventato presto insufficiente. Grazie al sostegno finanziario del governo italiano, dell'UPT, l'Unione Italiana intervenne acquistando una nuova sede situata nella Villa Riviera. La nuova sede, completamente attrezzata, ufficialmente è stata inaugurata con una cerimonia solenne il 7 aprile 2017. E la comunità degli italiani è davvero un punto di riferimento, un esempio da seguire. Oltre alle attività che offre all'interno, come il corso di lingua italiana, la comunità esce spesso da quelle che sono le sue mura per mostrarsi ai connazionali. Quindi non mancano le collaborazioni e gli scambi culturali con altre comunità, quali di Lipi, Cutina, Cherso ed Albona. Ha ospitato diverse mostre di artisti rinomati, organizzato diversi concerti sia in comunità che in piazza, tornei ed incontri sportivi, laboratori musicali, il Maroon Track, le feste dei marroni, poi delle ciliegie, gite in Italia e tantissime altre attività. La celebrazione è stata accompagnata dalle autorità e rappresentanti della componente nazionale italiana. L'Università Popolare di Trieste, l'abbiamo sentito, peraltro è stata protagonista nella fondazione di questa comunità, è stata protagonista nel dare e nel far ottenere una sede bella, moderna alla comunità, sarà protagonista anche in futuro e così come lo saremo con la nostra vicinanza e attenzione a tutte la comunità degli italiani di Slovenia, Croazia e Montenegro, questo è il nostro campo d'azione. Quello che contraddistingue questa comunità è sicuramente un sentimento di famiglia, un sentimento che è stato mantenuto in questa comunità forse più che in alcune altre dei centri un po' più grandi. 30 anni fa nasceva la comunità degli italiani di Laurana nelle circostanze che ci ha raccontato poco fa il presidente. È stata, ecco, a mio avviso, una scelta coraggiosa in tempi difficili, ma come possiamo vedere davvero lungimirante alla luce delle intense attività che hanno caratterizzato la comunità in questi anni. Perché una scelta coraggiosa in tempi difficili? Perché qui siamo in un territorio che ha subito tante offese dalla storia, ecco, dopo gli anni drammatici della guerra, del dopoguerra, l'esodo di della maggioranza dei nostri connazionali in Italia e altrove e anche la mancanza di percorsi scolastici in lingua italiana, ecco, dopo tanti decenni di questa situazione, la forza, la capacità di inizialmente un piccolo numero di connazionali, poi diventato più grande, di affermare la propria italianità è stata davvero coraggiosa. A fine serata sono stati consegnati i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto questa comunità durante gli anni.
Notizie flash. Nel Salone delle Feste di Palazzo Modello, giovedì 21 dicembre alle 18 avrà luogo il concerto Liriche Pucciniane sotto le stelle di Fiume, con il soprano Alessia Mammonenko e il tenore Christian Marusic, con l'accompagnamento al pianoforte di Nadam Toshevich Orešković. L'ingresso è libero. La comunità degli italiani di Dignano invita tutti allo spettacolo di Natale, partecipano il coro della comunità dignanese, i bambini dell'asilo, gli alunni della scuola elementare, i mini cantanti e il gruppo della filodrammatica Giovani della comunità di Dignano. Lo spettacolo avrà luogo a Palazzo Bradamante il 21 dicembre alle ore 18. Un regalo di Natale al proprio abitato è quello che ha fatto la comunità degli italiani di San Lorenzo Babici in occasione delle imminenti festività. In collaborazione con l'Unione Italiana, il sodalizio ha donato ad attivisti e cittadinanza una splendida esibizione di Sergio Pavatte e della sua orchestra istriana. Qui li vediamo ad una delle tante edizioni della festa di casa più sentita. La fiera della minestra al grano turco, o più comunemente denominata la Bobiciada, su regia della comunità degli italiani di San Lorenzo Babici. Essendo degli inseparabili compagni di tante feste, anniversari ed altro, eccoli suonare al 75esimo anniversario di fondazione della comunità degli italiani di Cittanova. Inoltre non mancano di diffondere l'arte musicale anche tra i più giovani, con tappe educative presso le scuole del circondario. La serata che hanno preparato a Cittanova, però, era finalmente una festa tutta loro. Il maestro Petar Matošević ha aperto le danze in quel di Cittanova e lo ha fatto nel migliore dei modi, coadiuvato dai suoi validi elementi. Seppure questa sia un'associazione fondata nel 1913, nulla fa trasparire tale ultracentenaria età. Il complesso è giovane e fresco, si avvale di oltre 30 suonatori giovani e giovanissimi, e questa è una garanzia importante per un complesso che reca il titolo di banda tra le più longeve in regione. Oggi hanno pure il titolo di orchestra a fiati, e il tutto ha ragione. Siamo circa 30 membri attivi e questo anno abbiamo il 110, no? 110, sì. Sì. Siete vecchi, ma in realtà siete tanto giovani tutti quanti. Ma sì, la maggior parte della banda è tutta giovane, questo ci porta avanti. Se non sarebbero giovani con noi, non andrebbe avanti la banda. I brani con i quali ci hanno estasiati a Cittanova spaziavano da Welcome to the Jungle a My Way, fino ad una compagine dance. Come abbiamo sentito anche nel campo degli ottoni, dunque, molti repertori sono cambiati e come. Questa sera abbiamo sentito un mega mix di canzoni che varia da canzoni natalizie fino ad arrivare a musica appunto da discoteca, suonati dall'orchestra di fiati Naso Sloga Babici. Ma a questa bella festa di Natale gli amici di Babici non erano da soli a fare loro compagnia, dando manforte due grandi professionisti dalla voce d'oro, come si confà ad una vera orchestra. Loro erano i solisti triestini Angelica Zacchigna e Daniele Tripaldi, in verità la sorpresa più gradita del concerto presso il Centro Manifestazioni Cittanovese. Ecco anche il perché. Sono nata a Trieste, ma abito ad Aila. Daila? Come mai ad Aila? Perché le mie origini sono di qua. Del posto. E, ho studiato al Conservatorio di Trieste, ecco. Canto jazz. Mi sono diplomata a marzo. Ed ora continuo la mia carriera musicale, sto facendo uscire dei miei singoli. Ieri è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama She. Scrivo le mie canzoni in inglese perché
perché mi vengono così, in qualche modo, sì, mi vengono così. Beh, un mese fa il buon Peter mi ha chiesto: ti va di venire a cantare a Cittanova? Io ho detto assolutamente, anche perché sono molto bravi. Abbiamo due concerti. Quella con Angelica e Daniele è stata una delle accoppiate più vincenti alle quali la Nasha Sloga ci abbia abituato in anni di concerti, a dimostrazione della vivacità e dello spirito di progresso che anima l'orchestra di Badici. Inutile dire che la soddisfazione per questo sodalizio di voci e ottoni è stata reciproca, mentre un bravo va pure a tutti gli altri elementi della banda che sacrificano il proprio tempo libero per gioire con il loro pubblico. Inoltre, presso la scuola elementare croata Maria Elena di Umago è attiva anche una sezione didattica per strumenti a fiato promossa proprio dall'orchestra di Babici, che abbraccia pure gli strumenti a percussione. Oltre alla partecipazione alle più disparate rassegne bandistiche, la banda di Babici è pure l'assegnataria del premio dell'Associazione dei Compositori della Croazia per la migliore esecuzione di brani nazionali alle competizioni statali per le orchestre a fiato. I premi non finiscono certo qui. Qui finisce però il nostro servizio, ma non prima di riascoltare ancora una parte dell'atmosfera cittanovese, augurando ai nostri telespettatori tanti auguri di Buon Natale. La scorsa settimana, nella grande sala del caffè bar La Resistance a Pola, si è tenuto il Festival del Microfono del Liceo di Pola, un concerto grazie al quale è stata raccolta parte dei fondi per l'attrezzatura dello studio musicale della scuola. L'atmosfera eccellente era dovuta agli studenti stessi che, con il supporto dei loro insegnanti, hanno ideato l'intero programma. La storia ebbe inizio 2 anni fa. Gli studenti hanno completamente ripulito e ristrutturato una stanza fatiscente nel seminterrato della scuola e ora la stanno pian piano attrezzando con strumenti. Oltre a suonarci, gli studenti potranno utilizzare lo studio musicale per registrare musica e video, per podcast o per tenerci vari laboratori. Questo è per tutti gli studenti che vogliono suonare o imparare a suonare e che potrebbero non averne l'opportunità a casa. Per esempio, chi può permettersi di suonare la batteria a casa? È mirato a chi vuole imparare o a chi già suona e vuole far parte di una band. Potrebbero avviare una stazione radio su internet o realizzare video podcast con tutti gli argomenti non curricolari che sono incredibilmente importanti per gli studenti, come la salute mentale, eccetera. Semplicemente non ho parole per descrivere questo evento, soprattutto quando vedo tutte queste persone. Non vedo l'ora che arrivino le donazioni e non vedo l'ora che arrivi il nostro studio, perché finalmente avremo uno spazio dove band e tutti gli altri che vogliono creare e produrre qualcosa potranno farlo a scuola. È semplicemente un progetto che significa molto, innanzitutto per noi musicisti, ma credo che darà un contributo anche alla scuola stessa, grazie all'apertura della radiostazione e magari di qualche podcast che andrà in onda su YouTube, su internet e forse anche in TV. Vedremo. Continuano ad essere accettate donazioni. Chiunque voglia partecipare può fare un versamento sul conto corrente stampato sullo schermo o, in alternativa, donare apparecchiature musicali. Ed è tutto per stasera, grazie per averci seguito, buona serata.